Rettore, oggi viene presentata la nuova offerta formativa per il prossimo anno accademico dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Quali sono le novità? Le novità sono una più spiccata attenzione all'internazionalizzazione, perché ormai abbiamo portato a 3 il numero di corsi di laurea erogati interamente in lingua inglese, il che ci consente di essere molto attrattivi nei confronti degli studenti stranieri, ma anche nei confronti di quegli studenti italiani che magari vogliono seguire, aumentando quindi le loro potenzialità linguistiche, i corsi direttamente in lingua inglese. Questa è sicuramente una delle novità. Per quanto riguarda il resto, noi riconfermiamo l'assetto complessivo che ci ha visto, diciamo, incrementare in misura considerevole le immatricolazioni negli anni precedenti, e speriamo, diciamo, che l'offerta possa trovare il gradimento e il recepimento dei nostri nuovi studenti. Un consiglio che si sente di dare a Betta? Il consiglio probabilmente viene da una delle principali criticità che mi sono state addossate. Io ho sempre ascoltato tutti, ma poi deciso, assumendomi il peso delle responsabilità che sono proprie di un rettore. La solitudine del comando, qualcuno diceva. Bene, io vi consiglio di continuare a fare così, ascoltare tutti, ma poi decidere, perché non decidere per accontentare tutti significa stare fermi e significa condannare questa istituzione al declino.